Approfondiamo un attimo il discorso dell'analisi del segnale in post-processing o in real time, andando a svolgere la continuazione dell'esercizio. Allora, il testo stavolta mi chiede, in aggiunta a quanto già fatto per l'esercizio 3, di rinominare il segnale a livello equivalente in modalità opportuna. Dopodiché mi viene chiesto di calcolare e visualizzare, ma non salvare, la power spectral density del segnale negli assi X, Y e Z. Riprendo il progetto avevo fatto prima e come prima cosa dovrò andare ad attribuire il nome del segnale al segnale vibrazione equivalente. Questo è piuttosto facile. Devo andare a impostare un attributo del segnale tramite l'operatore set waveform attribute. Questo perché lo faccio? Perché, come vedete da qua, il segnale risultato dalla composizione dell'RMS delle tracce accelerazioni ha ereditato il nome del primo segnale introdotto nel calcolo, quindi si chiama Acceleration X. Mentre invece voglio che abbia un nome più opportuno. L'operatore set waveform attribute mi richiede di dare una waveform passante per ridurre le duplicazioni, una catena degli errori che provvedo a completare, un nome. Un nome in questo caso è il nome dell'attributo che io voglio modificare. L'attributo delle forme d'onda che voglio modificare è il loro nome. Se vado sul detail depth, scoprirò che esistono alcuni attributi standard che identificano, che comunque memorizzano delle informazioni che arrivano nella scheda di acquisizione. Ad esempio il device number, il channel name, line names, unit description e tutta un'altra serie di caratteristiche standard. In questo caso quello che mi interessa è il nome del canale, NI channel name. Quindi andrò a modificare l'attributo NI channel name e lo chiamerò vibrazione equivalente. Ed ecco qua. Ora posso far partire di nuovo il mio VI. L'ho lasciato impostato a 5 secondi, quindi mi richiederà un sacco di tempo, ma vedete che effettivamente il nome qui è cambiato. Solito problema del timeout. Risolviamo abbassando a un decimo di secondo la durata e ricordandoci di cambiare nome del file prima di partire, non dopo. Allora, io voglio visualizzare anche il valore della power spectral density. Per farlo e mantenere comunque il mio front panel ordinato, preferisco spostarmi su un tab, quindi spostarmi su un elemento che consente di visualizzare in maniera sovrapposta e alternativa i miei grafici. In questo caso io vorrò un grafico continuo che mi fa vedere il livello equivalente e un grafico dove io posso scegliere se valutare la time history di partenza o la power spectral density o PSD. Tolgo anche l'etichetta tab control visto che è particolarmente fastidiosa, mentre invece vado a ricreare lo stesso grafico per le accelerazioni, stavolta in PSD. L'unità di misura della PSD
è, mentre al secondo quadro, su Earth. Mentre al secondo quadro, tutto al quadrato su Earth. Ora, dovrò riempire questo con il valore della mia PSD, che posso calcolare tramite waveform, analog waveform, measurement, e vado a vedere, sempre con l'help contestuale aperto, power spectrum e il power spectral density. Quindi posso inserire questo elemento, andare a prendere i segnali di accelerazione che arrivano in questo caso da quel cavo, calcolare la mia power spectral density che verrà visualizzata qui e impostare un paio di configurazioni. Ad esempio, l'export mode sarà power spectral density, perché mi è stato richiesto quello. Dopodiché gli altri sono, vedo che nessuno di queste altre opzioni è obbligatorie, mi preoccupo quindi solo della catena dell'errore. A questo punto io direi che non è obbligatorio che io sia stato in grado di effettuare il salvataggio per visualizzare la PSD, né è obbligatorio aver effettuato la PSD per effettuare il salvataggio. Quindi in questo caso, anzi addirittura, bisognerebbe capire se la power spectral density va calcolata prima del calcolo delle vibrazioni equivalenti o dopo. In questo caso non cambia molto perché queste non sono filtrate, ma di sicuro non è da mettere in successione con il salvataggio. Quindi dovrò utilizzare anche un operatore merge error, mi faccio come al solito un po' di spazio. Ed ecco che ho risolto il problema. Proviamo a vedere il comportamento. Vediamo che la time history effettivamente è molto lenta e la PSD si condensa tutto su valori molto bassi. Provo ad andare nel campo fino a 200 Hz. E vedo una cosa, ho una risoluzione spettrale esattamente come mi dice la matematica di 10 Hz. L'esercizio ha delle specifiche a riguardo, controlliamo, effettivamente vediamo che mi viene richiesta una risoluzione spettrale di 0,5 Hz, allora non posso lavorare in questo modo. Per avere una risoluzione spettrale di 0,5 Hz, devo acquisire almeno 2 secondi. Come faccio a garantire che l'utente non abbassi questo valore? Posso inserire un data entry e dire che il valore minimo deve essere 2 secondi e se l'utente scende sotto 2 deve essere costretto, coerce, a tornare a 2 e il valore massimo deve essere 10 e se l'utente supera i 10, è costretto a rientrare in 10. Cambio stavolta nome del file, me lo ricordo. Ogni 2 secondi ho il mio segnale e se vado a vedere la risoluzione spettrale si è abbassata di molto. Posso anche scendere in un range da 0 a 20 Hz e vedo che effettivamente tutto il contenuto spettrale è molto molto basso e vediamo che di fatto ha una risoluzione spettrale che è quella richiesta di 0,5 Hz. Se l'utente prova a tornare a un decimo di secondo viene costretto a 2 e quindi abbiamo risolto anche questo problema.
Quindi attenzione perché la durata della mia finestra temporale di osservazione è fortemente vincolata alla risoluzione spettrale. Possiamo passare a 5 per vedere come cambia di nuovo la risoluzione spettrale, sempre nell'intervallo 0,20 Hz. Vediamo che aumentando ancora la risoluzione spettrale, noto che non ho più un contributo altissimo in zero, ma riesco quindi a discriminare quale sia l'effettiva frequenza di questa sinusoide così lenta. Ed effettivamente vedo un picco attorno agli 0,6 Hz. E con questo abbiamo visto come identificare il nome dei canali, come impostare il minimo e il massimo dei controlli, e anche quale sia il vincolo tra la risoluzione spettrale e la finestra di osservazione temporale.